cosa succede là dentro? Potrebbe trattarsi di Gaia Everfree. Oppure si tratta di qualcuno che vorrebbe farci credere che è tornata. Andiamo. Wow. Questo posto è bellissimo. Per me, qui dentro c'è la magia di Equestria. Io posso... posso sentirla. Un momento. Credevo che Timber facesse finta che esistesse una creatura magica. Allora esiste davvero? Timber? Che cosa c'entra lui in tutto questo? Niente. Dipende tutto da me. Gloriosa! Ma, Timber, credevo fosse lui ad architettare il modo da far sembrare che Gaia Everfree fosse tornata. E invece eri tu che stavi cercando di spaventarci. No, non cercherei mai di far scappare qualcuno dal campeggio di Everfree. Guarda, guarda, sei rimasta un po' indietro con i pagamenti, Gloriosa. Adesso quindi questo terreno è mio. Per favore, sono stati i miei bisnonni a trovare questo posto. Appartiene alla nostra famiglia da generazioni. Il campeggio deve continuare a esistere. Anziché trasformarlo in un villaggio con spa che riempirà di soldi le mie tasche, come non riuscirà mai a fare questo campeggio? Io non credo proprio. Lo prego! Io ho bisogno soltanto di un po' più di tempo! Bene, allora penso che ti darò fino alla fine del mese. Addio! Che cosa faccio ora? Neanche sai che cosa sono. Ma so quello che possono fare. Mi sono esercitata. Adesso riesco a controllare il loro potere. E come fai ad esserne sicura? Questo è il nostro campeggio e ci è stato portato via. Se questa sarà la nostra ultima settimana qui, farò tutto il possibile per renderla memorabile. Gloriosa, hai usato la magia dappertutto. Ho dovuto raccontare loro qualcosa per coprirti. Che cos'altro volevi che facessi? Avrei preferito che tu non raccontassi loro quella ridicola storiella. Tutto questo è davvero troppo per te. Gloriosa, devi mollare subito. Timber non intendeva dire di mollare il campeggio, ma stava chiedendo a te di mollare subito quelle pietre magiche. Sei intervenuta utilizzando la magia per rendere questa settimana indimenticabile. Ma dato che non sapevi controllarla, hai causato solamente un sacco di problemi. Timber ti stava semplicemente coprendo. E tu come fai a sapere cosa ho fatto con le pietre? Come fai a sapere della magia? Posso vedere le cose, sentirle. Perché ho dei poteri magici anch'io, così come Twilight e anche le nostre amiche. Senti, Gloriosa, tuo fratello ha ragione. Devi smettere subito di usare la magia. Potrebbe essere pericoloso se non sai controllarla. Oh, non dire sciocchezze. Userò la magia e così salverò il mio campeggio. Ho solo bisogno di più potere. Chiedo scusa, ragazze. Adesso so che cosa devo fare. Ma mi pare che abbiamo idee discordanti, perciò...